Allora chiamerei la seconda sessione Milano e il Nord, quale ruolo nel rilancio del paese, Gianni Bottarico, Roberto Cormelli, Emilia De Biase, Lucia De Cesare, Massimo D'Avoglio, Maurizio Martina e Pietro Modiano. Ricordo sempre ai soci di votare per il nostro presidente e chi volesse dare un contributo iscriversi sempre da Diana nel tavolo iniziale. Grazie. Vediamo se riusciamo a recuperare un attimo qualche minuto, anche se devo dire la verità, poi nella fase finale. Apparentemente in televisione emerge con forza un'immagine di un partito democratico che divide le sue posizioni tra candidati come se fosse esclusivamente una guerra, una battaglia di potere. Io credo che in realtà in questi giorni complessivamente nel paese, in modo particolare anche qui nell'area metropolitana milanese, alcuni passaggi, alcuni eventi, tra cui quello di questa mattina, mettono chiaramente in evidenza di come si possa ragionare innanzitutto delle idee, dei progetti e delle cose concrete, soprattutto per una forza che ha l'ambizione di governare processi importanti in un paese che ovviamente sappiamo tutti in che condizione è. E io solo flash, perché mi sembra giusto, visto che l'appuntamento di questa mattina è molto partecipato sia rispetto alla qualità che alla quantità dell'intera giornata degli oratori, dire comunque che al centro c'è la politica e simbolicamente, visto che poi è stato voluto anche in particolare da alcune persone, mi sento anche di dire che nello specifico questo ritorno, che ho letto molto anche nell'intervista ieri del senatore Mirabelli, mettiamo al centro la politica come momento nevralgico per portare avanti i progetti, che di fatto è anche il documento che il nostro segretario o sottosegretario Martina, nel documento preparato nelle settimane scorse, insomma, mette in evidenza che la battaglia non può essere una battaglia legata a un concetto solo di leadership, ma c'è l'esigenza che la leadership nasca da progetti, proposte e temi concreti. Ecco, questa cosa mi andava di dirla visto che avevo l'opportunità prima di introdurre gli argomenti. Io credo, e senza proprio stare impiccati nei tempi, e siccome giustamente l'iniziativa ci trova con l'idea di dire alcune cose a cui giustamente una persona importante come Pietro Modiano dice ma non mi sono, come dire, preparato, io dico che vediamo di dare 3-4 tracce di argomento, perché sicuramente chi gravita intorno al mondo del PD è nei fatti preparato a qualsiasi cultura e pratica di governo, e io credo che in modo particolare su Milano, voglio dire sulla Lombardia, gli argomenti che possiamo necessariamente affrontare nascono innanzitutto dal tema fondamentale, che non è solo istituzionale, dell'area metropolitana e del governo di questa area vasta che va anche oltre la provincia di Milano, e non faccio altri commenti perché poi li lasciamo a chi deve parlare.
penso che un tema nevralgico e specifico sia quello anche di come il governo dei processi passa dalle istituzioni, ma passa anche da soggetti partecipati dagli enti pubblici. Vediamo le aziende partecipate, qui c'è l'esperienza significativa di SEA, dove appunto Modiano oggi ricopre il ruolo di presidente, dove comunque governiamo cose determinanti e importanti, perché governiamo gli aeroporti di voglio dire, una delle regioni più importanti dell'Europa. C'è sicuramente un tema che si intreccia ed è fondamentale di come lo sviluppo economico possa portare avanti anche esperienze significative dentro le difficoltà economiche che ci sono, e credo che l'esperienza fondamentale fatta a Milano dalla Caritas, dalla diocesi ambrosiana, dal cardinale Tettamanzi e in modo pratico chiaramente dall'attuale presidente delle ACLI, che orgogliosamente lo abbiamo qui come milanese, come lombardo, anche se è Brianzolo, insomma, so che e quindi tante cose, che come dire, dirige un'organizzazione importante di circa 1 milione di persone e che non fa solo teoria, come si può dire, generica, ma fa pratica concreta. L'esperienza di quel fondo credo che sia un passaggio significativo in quest'area metropolitana. C'è un tema fondamentale che è anche quello, appunto, dicevo prima dell'Expo, c'è il tema anche della sanità, che è parte prevalente di economia, ma che sicuramente in Lombardia deve poter voler dire anche altre cose, una sanità che abbia veramente un volto umano. Io darei subito inizio quindi all'incontro e chiederei, proprio perché io credo che in tutte queste dinamiche il ruolo del Partito Democratico e dei partiti sia importante, senza occupare il potere ma dando indirizzi chiari, e siccome nell'area metropolitana milanese abbiamo governato e governiamo in moltissime realtà, e grazie anche al contributo orgoglioso del Partito Democratico dopo anni abbiamo vinto nel Comune di Milano, io credo che far introdurre Roberto Cornelli, che è il nostro segretario provinciale, in questo incontro va nella direzione chiara, insomma, per cercare di commentare un po' la nostra esperienza. Roberto. C'è un giro di sedie che non facilita molto. Allora, innanzitutto grazie all'Associazione Democratici per Milano per aver organizzato questo incontro su temi fondamentali per Milano, la Lombardia, l'Italia e l'Europa. E penso che non cada a caso questo incontro, perché siamo in un momento, lo so, la voce non mi aiuta, per cui sarò molto breve. È l'aria condizionata, ma sono anche le feste democratiche in giro per la provincia che fanno questo effetto. Allora, dicevo che non cade a caso, perché siamo in un momento molto particolare della nostra vita come Partito Democratico, ma come, diciamo, forze civiche politiche del centro-sinistra, in un momento delicato per la vita del Paese, e quindi metterci a ragionare da Milano su ciò che sta accadendo a Milano in funzione dell'Europa penso che sia fondamentale. Allora, quando affronto il tema della crisi economica che stiamo vivendo e connessa a questa della crisi istituzionale e crisi democratica, non posso mai fare a meno di partire dalla mia esperienza di sindaco, che è un'esperienza che, come tutti i sindaci sanno, è formativa, ma è anche profondamente un'esperienza che ti caratterizza umanamente. E proprio da sindaco mi sembra di dover dire che ci sono alcune questioni che devono essere messe al centro del nostro ragionamento, proprio di fronte a delle crisi aziendali che gli amministratori più di altri si trovano a dover fronteggiare senza avere strumenti adeguati per poter influire. È di qualche giorno fa il fatto che la più grande fabbrica di Cormano, che ormai è una fabbrica che ha ridotto di molto i propri dipendenti, arrivava al migliaio, oggi sono solo 300 e passa,
è in crisi aziendale, probabilmente verrà chiusa, ci sono più di 200 lavoratori che probabilmente verranno in cielo di poco estromessi dai processi produttivi, e di fronte a questo la sensazione che si ha è di non avere alcuno strumento, ma soprattutto di non, che non ci sia una filiera che possa occuparsi di questi problemi, e non solo in un'ottica di assistenza di ammortizzatori sociali o comunque di assistenza per chi vive in quella condizione, ma anche di un impoverimento complessivo del tessuto produttivo della nostra città metropolitana, della nostra area metropolitana, che penso sia difficile poi da ricostruire. Allora, di fronte a questi temi, la prima cosa che mi viene da dire è che ci sono una serie forse di questioni, di falsi miti che noi abbiamo avuto in questi anni e che hanno coprodotto una situazione di crisi da cui facciamo fatica ad uscire, sia perché rischia di impoverire il nostro tessuto produttivo e del lavoro nella città metropolitana, sia perché stanno andando in tilt il nostro sistema di aiuti di Stato sociale nei comuni. Però la prima cosa è che di fronte a questa situazione noi abbiamo sempre detto che dobbiamo valorizzare quello che ha di specifico l'Italia, che sono le piccole imprese, le piccole e medie imprese, la loro capacità di adattamento, la loro innovazione. Beh, io penso che su questo punto noi dobbiamo però anche cambiare un po' la visione, perché ci rendiamo conto che di fronte alla riorganizzazione dei tessuti produttivi nelle aree metropolitane d'Europa e del mondo, non è vero che piccole vengono. Piccola a volte è qualcosa che non consente di fare quel passo che dà la capacità di competere sul piano mondiale delle relazioni produttive. E allora forse anche le politiche devono tenere conto di questo mutamento di visione che dobbiamo avere. Poi si è detto moltissimo, si è sentito moltissimo, io da 9 anni che faccio il sindaco, ho sempre sentito parlare di distretti produttivi, io stesso ne ho parlato molte volte, connessi ai distretti di formazione professionale, al ruolo che i comuni devono avere per poter sviluppare, fare sviluppo economico nei propri territori. Beh, dobbiamo renderci conto che se tutto questo è stato fatto in parte ed è stato utile, ma anche questo non basta assolutamente. Senza una politica industriale che pone al centro lo sviluppo di grandi aree interconnesse tra loro, io temo che noi non riusciamo a uscire in maniera positiva da questa crisi. Il terzo elemento, abbiamo parlato di una crisi economica che deriva da, cioè, o meglio, che per affrontare questa crisi economica dobbiamo lavorare sul debito pubblico. Sappiamo che questa crisi economica è una crisi da indebitamento privato, non da debito pubblico in prima istanza, e quindi anche su questo io penso che noi dobbiamo in qualche modo lavorare. Stefano ce l'ha raccontato, da responsabile economico del Partito Democratico per tanti anni, quanto in realtà le basi di questa crisi si fondino su un meccanismo distorto del consumo e della finanziarizzazione in qualche modo dell'economia. Allora anche su questo noi dobbiamo lavorare, perché occorrono politiche a sostegno del reddito, politiche di investimento sostenute da un sistema finanziario che accompagna l'economia reale, ma di tutto questo si deve far carico, non si può far carico, meglio, non si può far carico un comune e forse neanche un'area metropolitana. Occorre che ci sia una regia di politica industriale che in questi almeno 20 anni non c'è stata mai, né in Regione Lombardia, e continua a non esserci, e neanche a livello nazionale, e qualche speranza che ci sia oggi c'è. Allora, sulla base di questo ragionamento, io penso che noi dobbiamo riorganizzare anche la nostra ottica di politica pubblica a sostegno del lavoro, a sostegno delle imprese, e la prima opportunità che abbiamo di farlo è certamente quello della città metropolitana, della costituzione di questa area istituzionale, che deve essere vista nell'ottica di questa macro regione fantomatica di cui parla Maroni, deve essere un propulsore. Fatemi dire una cosa sola, non volevo parlarne di macro regione, ma l'ho citata, mi tocca entrarci. La macro regione
come tutte le innovazioni istituzionali che possono venire da qui in avanti, ha sempre un'ambiguità, un'ambivalenza di fondo. Se la macro regione è l'occasione ancora per guardarsi il proprio ombelico, non cambia niente rispetto a idee come città metropolitana, idee come rafforzamento delle regioni, come federalismo nell'organizzazione delle nostre istituzioni. E io temo che questa macro regione sia vista in termini difensivi. Temo, sono sicuro, la Lega è un partito difensivo e temo che questa macro regione non venga interpretata nel modo giusto. La macro regione può essere un'opportunità se invece noi leghiamo la macro regione e le politiche che si fanno in questa macro regione ad affrontare il tema fondamentale che abbiamo, i due temi fondamentali che hanno bloccato l'economia del nostro paese. Il primo è il divario nord-sud, che continua, anche se non ne parliamo mai, ma continua a essere un blocco, un ostacolo allo sviluppo del nostro paese. E il secondo è l'europeizzazione delle nostre economie, dei nostri mercati. Allora, dicevo, la città metropolitana deve essere vista non solo nel suo percorso istituzionale, ma in tutto ciò che può portare nell'ambito di questo ragionamento su come uscire dalla crisi, su come uscirne riducendone le disuguaglianze, non ampliando e aumentando ancora il divario sociale esistente nel nostro paese, e nello stesso tempo l'occasione perché il pubblico, i comuni intervengano sulla gestione dei propri servizi rendendoli più giusti e più efficienti insieme. Faccio un caso che è un caso di successo delle nostre politiche anche a livello provinciale e metropolitano, che è il caso dei servizi idrici, della costituzione del, chiamiamolo, super cap, tanto per intenderci, cioè di una gestione di tutti i comuni della città dell'area metropolitana, escluso Milano, per gestire insieme i servizi idrici rendendo più efficiente il servizio e cercando anche quindi di avere una forza propulsiva sul piano degli investimenti che significa anche dell'economia locale che si muove in relazione agli investimenti pubblici. Io penso che questa sia una sfida importante che è nata in provincia di Milano su alcune esigenze reali che ci sono state in quei comuni. Penso che la sfida sia anche al Comune di Milano, quella di trovare delle modalità per creare le relazioni giuste per gestire insieme i servizi idrici, e penso che questo sia un caso di successo per ipotizzare anche su altri temi, anche su altri servizi, una relazione stretta prima ancora che si costituisca la città metropolitana sui contenuti e sui servizi della nostra città. Grazie. Ringraziamo Cornelli, io darei subito la parola al presidente botanico delle Acri, partendo un po' da un passaggio che Cornelli ha fatto e che io reputo effettivamente importante, che riguarda un po' questo richiamo a ridurre le disuguaglianze, insomma, che è un'esigenza fondamentale in un'area sviluppata come la nostra, che tiene in conto di attori principali che sono gli enti, ma anche di soggetti sociali del no profit che dentro queste dinamiche possono svolgere un ruolo importante. In questa direzione chiediamo un po' dentro questa dinamica al presidente botanico delle Acri di dirci qualcosa. Grazie e benvenuti, oggi faccio io che non è il caso, a questo punto siete qui in casa delle Acri, buongiorno e benvenuti a tutti. Ma io permettetemi qualche minuto, sono 5 minuti, non di battuta di riflessione, ma volevo proprio affrontare un po' questo percorso e dare poi risposte poi alle domande che mi ha posto l'interlocutore prima, facendo anche due considerazioni, perché avete citato il Fondo Famiglia e Lavoro, vorrei che proprio in questo momento fosse anche collocato come questa iniziativa, è stata un'iniziativa estremamente interessante nella logica della domanda che ci aveva posto Milano per la crisi. Prima il
vice ministro Fassina ha citato qualche dato e ho sentito anche Rosario. Io vorrei portarli così per cercare di dare un po' un'idea. Il record di disoccupazione a maggio 2013 è il 12,2%. Se diciamo che questo è il massimo storico degli ultimi 36 anni, ci si rende conto che quel 12,2 è un'altra lettura. Ancora, 2.200.000 di giovani che non studiano e non lavorano, 950.000 di questi sono nel centro nord, quell'area, grande area produttiva, che dovrebbe essere l'area avanzata. Ancora, l'ho citato Fassina, crollo dei consumi 2,8, è il peggior dato degli ultimi 16 anni. Ancora. Abbiamo perso un quarto della nostra industria manifatturiera e questo riguarda le zone più avanzate del palazzo. Siamo in una situazione che potremmo definire di desertificazione industriale. E questo dato di crisi, guardate, riguarda, non è che colpisce tutti, perché allora, il tema delle disuguaglianze non colpisce tutti. Non colpisce chi ha un lavoro sicuro, non colpisce chi ha un'attività ben avviata. Meno male, se vengono toccati, basta qualche stile di vita un po' più attento e la situazione va a posto. Ma la crisi diventa, toglie tutto. All'esodato, toglie tutto oggi ai giovani che non trovano lavoro, toglie tutto ai 40, 45, 50 anni che non hanno alcuna prospettiva di ritrovare un lavoro. Allora, prima considerazione, e qui la leggo al fondo famiglia lavoro, la crisi deve invece riguardare tutti. Cioè, se non viene questa consapevolezza. E il fondo famiglia lavoro, nello slogan io cosa posso fare, noi cosa possiamo fare, è stato da questo punto di vista estremamente interessante, perché dice prendiamoci cura, attenzione che è vero che non tutti siamo toccati, ma in questo momento abbiamo bisogno tutti di sentire forte questa responsabilità. Quindi credo che questo è un primo messaggio che può venire da Milano. Dentro qui io credo che Milano, proprio perché è capitale del lavoro, della finanza, debba fare una grande battaglia politica, e noi la stiamo facendo oggi per introdurre qualche elemento anche di giustizia. Noi abbiamo appoggiato la legge di iniziativa popolare della Fiva Ciglio per l'introduzione di un tetto, no, alle retribuzioni, in modo che non ci sia più quella grande, stiamo parlando nel Milano della finanza, e questo avviene, quel grande distanza che c'è tra lo stipendio medio dipendente e lo stipendio dei manager. Credo che questo, in questo momento, anche questo possa essere un grande segnale rispetto al momento di crisi. C'è un altro tema che credo, e qui mi rilascio alla domanda, credo che da Milano, che è una città ricca per la sua presenza di terzo settore, di associazioni, ed è una realtà ricca dove la cosiddetta economia civile si cimenta, cerca di dare qualche risposta, credo che qualche contributo intorno a questo lo possa fare. Io ritengo che una ridefinizione di un nuovo mutualismo popolare, questa è una delle prospettive che questo territorio, questa Milano, questa area, grande area industriale può dare con questa ricchezza. Cosa vuol dire? Vuol dire un nuovo turismo nel campo previdenziale, nel campo sanitario, nel campo abitativo, nel campo formativo. Allora, rispetto a questo cosa possiamo pensare? Possiamo pensare a strategie diverse, possiamo pensare a strategie dalle politiche di sussidiarietà e mutualità per proteggere il reddito delle famiglie, possiamo pensare a politiche di mutualità fra lavoratori in raccordo con soggetti pubblici e soggetti privati. Ci sono esperienze estremamente interessanti in autorità municipale rispetto a questo, per esempio, che vanno sperimentate e studiate. Ci sono, poi possono essere attuate politiche per compensare la perdita di lavoro, e quindi
rilancio anche al discorso che facevo prima. Per compensare chi perde il lavoro, soprattutto riferito a quelli over 40-45 anni, noi abbiamo fatto una proposta, può essere banale, interessante, ma perché in questo momento di crisi non riprodurre anche un albo virtuoso delle aziende che si impegnano ad assumere 40-45 anni, 50 anni, o assumono, si impegnano, assumono in questo momento. Credo che questo, ripeto, è un segnale, non è la soluzione, però sono segnali che in momento di crisi servono a creare anche una cultura, che in questo momento è sicuramente importante. C'è un tema intorno a tutta la conciliazione famiglia e lavoro, abbiamo sperimentato dei modelli di welfare aziendale estremamente interessanti che aiutano e sostengono questo. Quindi, come dire, credo che da Milano rispetto a questo, Milano può dare un contributo proprio per la ricchezza e per quello che possiamo fare. Non voglio dimenticare che Milano è anche una piazza finanziaria estremamente importante. È la piazza finanziaria che credo Comune di Milano è prima che l'ho denunciato la questione riguardo ai derivati. I derivati non sono una bazzecola e non sono un problema irrilevante rispetto a questa crisi, non è un problema rilevante rispetto alla caduta sui cittadini e sui servizi nel momento in cui stiamo parlando di oltre 100 miliardi di euro, almeno dei derivati che girano intorno al nostro paese. Io credo che in questo momento da Milano può arrivare, no? Un segnale forte, perché rispetto a questo ci sia anche un'attenzione, una risposta. Per esempio, il Comune di Milano c'è qui, dice il sindaco di Ferreto, lo ha fatto, Milano debito l'ha fatto prima, credo che può essere un punto da questo punto di vista assumere anche rispetto a tutti i comuni. C'è una Milano del lavoro e qui mi faccio una cosa che il vice ministro ha approvato, il vice ministro l'ha detto al nostro convegno di studi qualche giorno fa in Cattolica, che senza un adeguato livello di industria manifatturiera questo paese non si sa, e quindi dobbiamo rilanciare. Damiano, allora dico, e qui l'ho detto al vicepresidente della Commissione Industria, guardate che c'è un tema della cultura d'impresa, della preparazione degli imprenditori ad affrontare la crisi. Noi abbiamo, l'ambito industriale si è, come dire, cullato in questi anni nel coltivare grandi imprenditori che non producono più niente, ma che investono soltanto in finanza e decidono di fare i soldi tutti e subito. Cioè, manca una cultura dell'imprenditore del fare, del costruire un prodotto, di amarlo, di investirlo in termini, investire in termini di produzione, di innovazione tecnologica, di investimento. Cioè, non c'è, credo che questo elemento per uscire dalla crisi sia fondamentale per creare una cultura di impresa. E qui la Confindustria, e credo che abbia una, debba assumersi qualche responsabilità, sempre da Milano. Credo, e vado verso la fine perché ho detto che sarei fatto molto, molto bene, sull'Expo ci sono maestri qui più bravi di me che ti spiegheranno su quali sono le possibilità. Noi come associazione civile abbiamo dato tutto il nostro contributo, il nostro apporto, stiamo lavorando insieme a tutti i soggetti per cercare di far sì che questo momento sia una grande occasione di lavoro, ma sia anche un grande momento culturale, che sia un grande momento anche di rilancio del nostro paese. E quindi no. Credo però che tutte le cose che stiamo dicendo, e lo voglio con la conclusione, con l'augurio che voglio fare anche al PD, a cui mi sento estraneo, che mi sento vicino, rispetto a tante cose esterne, io dico che sono esterno ma non estraneo al PD, quindi se volete con questo atteggiamento di autonomia e di attenzione per l'organizzazione che dirigo, credo che noi questo paese, in questo paese, rispetto alle cose che ho detto, ha bisogno di una cosa fondamentale, ha bisogno che se vogliamo inseguire la ripresa dobbiamo affrontare il problema di come frenare il declino industriale. Per frenare questo declino industriale occorre una grande idea di paese, occorre una grande idea di come reindustrializziamo questo paese, occorre ripensare su quali asset costruiamo il nostro futuro, su quali asset quanto investiamo e quanto disperdiamo in tecnologie, in conoscenze, in risorse umane. Questa è una condizione fondamentale sine qua non, altrimenti non se ne esce fuori. E ora fatemi dire proprio da
esterno o estraneo, sono stato molto schematico, ripeto, perché non volevo perdere tempo, ma volevo farvi perdere tempo, ma ci tenevo come attese speranze di tanti lavoratori, di tante famiglie. Io mi auguro che il vostro congresso, qui vi accingete a celebrare tra poco, sia una grande occasione, una grande opportunità per dimostrare a questo paese che c'è qualcuno che ha un'idea di grande paese, che può fare delle grandi proposte per questo paese. E siccome ritengo ancora il Partito Democratico un grande partito popolare, consentitemelo, un grande partito popolare, e lo dico con rispetto e mi auguro che anche tutti i partiti partiati con rispetto per questa e la vera discriminante che abbiamo bisogno di questo paese, io mi auguro di cuore appunto che voi in questo congresso voi sappiate e sapete dare al paese una grande idea di prospettiva, perché abbiamo bisogno di costruire un futuro un po' più a colori. Credo che questo ne abbiamo fortemente bisogno. Consentitemi un'ultima cosa, lo faccio come noi. Il 24 abbiamo a Roma la presenza del ministro Giovannini, a cui presenteremo il piano contro la povertà. In quella sede lanceremo anche qui una proposta per strutturata su come noi riteniamo fondamentale dare una mano a quegli altri 4 milioni di persone che sono in quella fascia. Una modalità e un atteggiamento non assistenzialistico ma di rispetto, di cittadinanza, e in quella sede lanceremo questa nostra idea di reddito di inclusione sociale. Io spero appunto che anche questo, insieme a tante altre, possa essere uno dei tanti segni che serve a rendere questo paese più moderno. E tutto. Grazie di essere scelto anche questo ambito per riflettere insieme sui problemi del nostro paese. Grazie a voi. Grazie al Presidente appunto delle Acque per l'ospitalità, insomma, probabilmente è stato detto all'inizio, io non l'ho detto nell'intervento. Non siete ospiti, grazie delle Acque regionali, c'è un'autonomia anche territoriale. Perfetto. Un partito con un'associazione federale. Non faccio proprietario di perfetto, allora grazie anche per l'augurio, cioè l'augurio del Presidente di un'associazione che mette insieme, organizza migliaia di persone, quasi un milione di persone in Italia, un valore aggiunto. Io voglio appunto prendere spunto da alcune cose che ha detto per introdurre l'intervento di Pietro Modiano, perché si è parlato un po' di finanza, nel senso Milano è da sempre la capitale della finanza e credo che comunque voglio dire il ruolo ricoperto in passato da Pietro Modiano indiscutibilmente lo vede come una figura che è importante per, si può dire, non tanto le cariche ma le cose fatte. Però credo che oggi, per questo potremmo intrecciare la sfida dei due argomenti, una finanza, come è stato detto anche nelle cose, nell'introduzione dello stesso Stefano Fassina, cioè una finanza che non abbia la capacità di concentrare l'attenzione anche sulle cose concrete e su quella cultura di impresa che manca, che diceva il Presidente delle Acque, rischia di essere ovviamente un disastro per il Paese, o lo è già. Io vorrei semplicemente dire questa cosa per introdurre questo tema. Abbiamo in Pietro Modiano una figura che ha ricoperto quel ruolo e oggi va a ricoprire un ruolo importante, perché ricopre il ruolo di Presidente di una delle più grandi aziende pubbliche italiane, che io mi vanto nel dire che sono pubbliche quando la maggioranza è ancora del 50%, mi sapete capire che ad oggi la maggioranza è ancora perfetto, nel senso che poi tutto quello che è pubblico non è che sia per forza un carrozzone. Io ho fatto un sindaco e l'amministratore per 20 anni, anzi abbiamo esperienze di eccellenza in giro, però c'è la possibilità di portare, come dire, questa cultura della finanza che può fare bene, però in una pratica vera. Siccome parliamo di aeroporti, parliamo, come si può dire, degli hub che si collegano al resto del mondo, io credo che il contributo che ci potrà dare in questi brevi 5 minuti, ma soprattutto nel lavoro che farà nei prossimi mesi, sicuramente sarà importante. Vi ringrazio. Cominciate il nuovo lavoro da una settimana. Ma interessa a me. E quello vecchio l'ho lasciato da 4-5 anni, però quello mi rimane attaccato. In 5 minuti, che cosa si vede in questa fase anche personale di transizione? Io devo dire la verità, sono animato a tratti della mia giornata da paura, no, più di preoccupazione, paura, perché mi guardo in giro e capisco che siamo in una situazione che è
per moltissimi aspetti inedita, dal punto di vista proprio dei pericoli che corre la nostra struttura sociale, i nostri modelli di coesione sociale. Sta succedendo una cosa che va al di là dei numeri. Questa crisi qua ha di particolare il fatto che non è come le crisi, quelle che poi piacciono ai liberisti che selezionano, poi in fondo i cattivi vanno a casa, rimangono i buoni più robusti e si ricomincia anche meglio di prima, non la sapete questa cosa. Molte crisi sono così in realtà, sono quelle cicliche da cui poi si fa una certa scrematura delle inefficienze, si soffre un po' ma poi si riparte più forti. Questa è una cosa completamente diversa, in cui rischiano di demolirsi i forti, di demolirsi i buoni, in cui rischiano di attivarsi circoli viziosi, un circolo vizioso che travolge tutto, a prescindere dal fatto che quello che viene travolto abbia merito o non abbia merito. Noi abbiamo questa leggenda del fatto che ce la caviamo con la meritocrazia, ma è una leggenda. Oggi rischiamo di travolgere meritevoli ed immeritevoli, imprese buone, imprese cattive nello stesso modo, e lasciare alla fine della crisi il deserto. Il motivo per cui dico questo è che seguente, molto concreto, un po' lombardo. Voi sapete che quello che funziona in Italia sono solo le esportazioni, no? Quello che tira il ciclo un po' in alto, e da qui dipende il fatto che fra 2 trimestri di avvio sia l'esportazione. Le esportazioni italiane vanno come quelle tedesche, dal 2009, 10, 11, 12 vanno come quelle tedesche, la manifattura italiana, no? Quella roba che è accusata di essere in declino, regge il ciclo economico. Le imprese esportatrici reggono. Le imprese esportatrici, quelle che abbiamo qui intorno, sono fatte in modo tale che hanno un mercato principale tutte. Il mercato principale per tutte o per quasi tutte è l'Italia, è il mercato domestico. Facevo un conto, non lo facevo io, lo facevo i colleghi di Nomifa, che l'impresa esportatrice media ha nel mercato interno il 65% dei suoi sbocchi, l'impresa media esportatrice, non l'impresa media, l'impresa è che va sul mercato internazionale. Sul mercato interno i 2/3 dei propri sbocchi. Qual è la conseguenza? Che all'interno non c'è più l'Italia, no? Scendono i consumi come scendono, scendono gli investimenti come scendono, nessuno vende niente al mercato interno. Per quanto sia bravissimo sul mercato estero, ha un pezzo del suo fatturato, dico per quanto sia bravissimo, che sta smontando. Il che significa che noi abbiamo imprese buonissime che competono in Cina, ma per il fatto che stanno sul mercato interno per una quota significativa del loro fatturato, cosa normale, sono destinate alla demolizione perché non reggono. 1. 2. Le banche, questa è una roba che mi riporta al mio passato, è un altro motivo per far pensare che siano minacciate imprese buone, perché che siano minacciate le imprese cattive, lasciamolo da un'altra parte, la novità è che sono minacciate le cose buone, le banche. Allora, fino al 2007 le banche sono state troppo generose, io ne sono stato testimone, non sono mai stato generosissimo, però per cui si trovano imprese con un enorme debito che sembrava sostenibile nel 2007, calo di fatturato, e questo debito enorme diventa insostenibile perché hanno redditi molto alti, produttività molto alta, cash flow molto alto, ma incomparabilmente più basso rispetto al debito che sembrava sostenibile quando le cose erano proiettate ad andare molto meglio di così. Ho fatto fare un conto, c'è la metà delle imprese italiane, ancora una manifatturiere, in particolare lombarde, ha ancora una buona redditività, e c'è sufficiente redditività. La metà di questa metà ha un peso della finanza che pur essendo esse in condizioni di redditività buone, le schiaccia, le stronca, perché hanno il debito ereditato dal 2007. Al secondo caso, per cui imprese eccellenti rischiano di cascare, essere demolite. Se le cose vanno avanti così, noi ci troviamo al termine, che non sappiamo dove sia, di questo ciclo, con le potenzialità di crescita demolita, le potenzialità di ripresa demolita. Non è solo il PIL che poi sai va giù e poi ritornerà su, no, perché partiremo da una base bassissima, ma la forza propulsiva per riprendere ce la saremo in parte giocata. Quello che rimane non sarà necessariamente tutto ciò che era meritevole di rimanere, ma perché ci saremo giocati una parte importante di ciò che era meritevole di rimanere. Questo è il punto, che è un punto straordinario di politica economica, perché che dice dobbiamo dire fare qualche cosa di più del normale. Che cos'è qualcosa di più del normale?
secondo me intanto non bisogna fare nessun errore, intanto bisogna rilanciare la domanda interna il più in fretta possibile, il più possibile, e non è facilissimo. Per la verità, usare il sistema bancario, il sistema finanziario in generale, per sollevare quantomeno da oneri eccessivi le imprese che meritano di stare a galla. Non è che le banche non stiano facendo niente, io però ho un fatto personale con la Cassa Depositi e Prestiti, tanti amici lì dentro, ma dato che l'unica banca che guadagna in Italia, e si vantano loro Bassanini, 2 miliardi di euro di utili che non fa nessuno, questa è l'unica banca che dovrebbe perdere, no? Il fatto che guadagni la Cassa Depositi e Prestiti, Stefano, bisognerebbe pensare che il mondo è alla rovescia, no? Perdete per banco, no? Perdete perché ciò che perdete se sarà servito, dato che pensi non siete, a sostenere quelle imprese che dicevo io. Ci sono delle imprese che dicevo, quelle troppo indebitate ma con redditività buona. In Lombardia sono 60.000 persone dirette, l'indotto quant'è? 5 volte per banco. Ma metteteci dentro i vostri soldi, trasformate il debito in strumenti finanziari. Questa è una roba su cui mi accaloro un po', e però loro investono in terra e fanno soldi e danno anche dividendi. È quella roba, no? L'altra cosa, la finisco, no, non avrei un due, ma questa è l'ultima, la questione della solidarietà. Io entro in SEA dove c'è un grande problema, c'è una minaccia del posto di lavoro di un paio di migliaia di persone nell'Europa. Uno si siede lì, va dai colleghi dirigenti che guadagnano bene, come è noto, è stato anche scritto sui giornali, e ci si chiede: ragazzi, ma se c'è da fare solidarietà per questi colleghi, si fa o non si fa? Ma non è che ti dicono di no, ti dicono di no. Adesso non esagero, nessuno è entusiasta, ma quasi entusiasticamente sì, perché se ha senso aiutare una transizione di lavoratori che dovranno, insomma, in qualche modo subire i costi di un problema che non hanno creato loro direttamente, se c'è da usare solidarietà, ma per bacco la si usa, sapendo che serve. E a quel punto, diciamo, la società lombarda, ma non solo lombarda, può produrre strumenti, anche mezzi, quelli concreti, per interpolare questa drammatica fase, no? Basta chiedere, secondo me, sulla base di progetti chiari, però ci sono tutti, c'è il governo, ci sono i partiti politici, che non fanno i notabilati, non fanno le robe, non si tengono le seggiole, ma si mettono a disposizione quelle cose, anche il congresso, eccetera. Bisogna fare bene, bisogna dare i messaggi giusti, e a quel punto la solidarietà nasce e diventa uno strumento, me lo dico, di politica economica. La solidarietà diventa uno strumento di politica economica, fino al punto estremo che dico, io lo dico perché non ho il dovere, non volevo, che quando si dice gli italiani, una parte degli italiani è ricchissima, il 10% degli italiani è ricchissima, hanno il 47% degli immobili, 10%, ha il 47% delle proprietà immobiliari, è più o meno la stessa della finanza. Ma se gli si desse gli si chiedesse, diciamo in modo piuttosto convincente, di dare un contributo a una redistribuzione del benessere, che non può passare attraverso le tasse, dato che le tasse questi non le pagano, perché ce ne sono quanti sono, 800 che dichiarano più di un milione. Ma perché c'è così male? Cosa c'è di male a chiedergli? A chiedergli, a fargli dare. Lì ci sono un deposito di 2 miliardi di euro di roba. 2.000 miliardi di euro. Che tosata anche all'8% non fa male neanche a loro, non è che li piangono, non piangono con l'8% di caduta della borsa. Se uno comincia a mettere dentro il proprio modello decisionale anche il fatto che si può toccare quella roba lì, ma in un clima di solidarietà, non di punizione, secondo me a quel punto si può ricominciare a creare mezzi e clima per cominciare a guardare a mezzi e soldi, e clima per cominciare a guardare avanti rispetto a una fase di transizione che, se viene gestita male o non viene gestita, e viene gestita aspettando che qualcosa succeda altrove, che non succederà, rischia di portare alla demolizione delle possibilità di ripresa il giorno che la ripresa comincerà. E noi saremo condannati a non crescere più perché abbiamo gestito male questi mesi qua. Territoriali non sa.
pensando come affrontare, ma che in realtà poi sarà un tema che magari il nostro vice ministro sulla Cassa Depositi e Prestiti qualche approfondimento, però no, no, ma nel senso che credo che sia un argomento per chi governa nelle realtà concrete nevralgico, pur consapevoli che sappiamo che lì c'è un pezzo di garanzia al debito pubblico e quindi sappiamo che non è semplice dire quello che vogliamo, ma sappiamo anche che in molte realtà la ripresa economica può partire da tante piccole situazioni e dagli enti locali, e lì purtroppo difficoltà oggettive ci sono con la cassa, anche perché non voglio parlare della nostra esperienza nel mio comune, però forse in un altro momento ne potremmo parlare, perché dove sono stati negoziati attività tra cassa ad esempio a Montepaschi siamo in un angolino. Però credo che mi piace invece affrontare l'argomento importante del tentativo di rilancio attraverso Expo, è ovvio, confidiamo in questo, sappiamo che è una partita importante e credo che abbia fatto bene il nostro primo ministro Letta a individuare in un lombardo, chi ha svolto anche il ruolo di segretario regionale, ha creduto molto in questa iniziativa sostenendola come Partito Democratico, perché ho trovato in Martina una figura che dovrà lavorare concretamente e con mille difficoltà, perché sappiamo che siamo in ritardo, ma noi milanesi e lombardi ci crediamo, anche se lui è bergamasco confidiamo che dà una spinta in più. Vi ringrazio dell'invito, vi chiedo scusa se ho chiesto di intervenire adesso perché poi devo troppo andare, però ci tenevo a dire la mia a proposito del titolo di questa sessione, fare alcune riflessioni rapidissime, anche perché quello che ha detto adesso Pietro Modiano secondo me rappresenta in tutto e per tutto il tema. Cioè il fatto che noi siamo di fronte ad una crisi che non è una crisi, come dire, passeggera o che possiamo immaginare di risolvere con gli strumenti d'emergenza che in qualche modo questo paese ha utilizzato sin qui quando si è trovato di fronte a alcuni passaggi complicati. Dentro c'è una trasformazione che va ben oltre il dato economico. Anzi, bisognerebbe rileggere probabilmente una parte anche dei nostri grandi pensatori, mi viene in mente Einaudi, che diceva, attenzione, che ad una crisi economica di portata, di questa portata, rifletteva su altri passaggi simili a questi, non si risponde semplicemente con uno strumento economico, c'è da ripensare completamente un modo d'essere. E io penso che noi siamo di fronte a questo passaggio anche al nord, anche a Milano, e che alcune ricette, alcune discussioni che abbiamo fatto anche a questa latitudine non sono più sufficienti, sono state spazzate via. Ma voglio dire, ciascuno di noi, penso a vario titolo, per le cose che fa tutto il santo giorno, si accorge che non c'è più spazio anche per una certa retorica con cui anche al nord abbiamo animato nel bene e nel male una parte della discussione pubblica che abbiamo fatto. Si dice giustamente della crisi, diciamo, del fallimento del capitalismo finanziario, ok, ma il dato di realtà è quello che diceva Pietro prima, cioè che qui a quel fallimento corrisponde il fatto che tu hai il meglio del manifatturiero dal basso che è venuto su in questi anni e si è affermato in una profondissima crisi. I primi ad essere colpiti sono loro. E come facciamo noi a rimettere su un meccanismo di sviluppo, una logica di prospettiva che fa i conti col fatto che ad esempio la retorica della piccola e media impresa, per come l'abbiamo animata fin qui, non è più sufficiente, ma sono loro i primi a dirlo. Non andare da un artigiano a raccontargli che piccolo è bello, perché ti dice guarda, lo so anch'io, dopodiché non ho mai risolto il problema. Allora io penso che noi dobbiamo azzeccare, come ci dicevamo anche questa settimana in altri contesti, però c'è un filo logico su cui poi torno, dobbiamo azzeccare innanzitutto le domande, cioè dobbiamo capire bene che cosa abbiamo davanti e non dobbiamo avere fretta di arruffare delle risposte perché abbiamo un problema
fra noi magari qui c'entra il tema del congresso e poi magari scopriamo fuori tempo massimo di aver fatto un'operazione che è un problema solo di equilibri nostri ma non risponde al grande tema che è fuori di qui. Io per la mia piccola parte dico candidamente che se qualcuno mi presenta una, come dire, un piano di risposta a questo grande tema fatto, cotto e mangiato, dico di fidare, perché qui in realtà sono chiamati in discussione una serie di questioni che toccano i fondamentali anche dell'intreccio tra economia e società, come si diceva anche nella tavola rotonda di prima. Declinare il tema del lavoro in questo tempo, avanti, proviamoci. Ma non immaginiamo che la soluzione possa essere semplicemente riecheggiare qualche formula del passato, perché non è più così. E non lo è anche sul tema del nord. Questo certo che è una realtà che continua ad avere alcuni fondamentali di straordinaria importanza. È certamente vero che a Milano e in Lombardia ci sono alcune delle chiavi che ci possono portare a ridefinire una logica nuova di sviluppo, di crescita, una strategia per uscire anche solo da un tema dominante che è la crisi di fiducia che si è in qualche modo consolidata a botta di dati economici, non solo, che hanno depresso radicalmente la società italiana e anche quella lombarda milanese, perché non siamo un paradiso fuori da questo contesto. Allora ragioniamo su questi fondamentali, proviamo a capire anche come la ridefinizione degli spazi pubblici e delle istituzioni deve essere un tassello di questo ragionamento. Qui noi abbiamo una discussione che, se non fosse per la fragilità della dinamica politica nazionale in cui stiamo, è una discussione di significato enorme. Noi ci siamo per anni alimentati, diciamo, abbiamo alimentato un pezzo anche del nostro modo d'essere, parlo del PD e della sua funzione qui, attorno al tema, come dire, della riforma delle autonomie locali, giustamente, si è detto, l'area metropolitana, il titolo quinto, lo dico da federalista, ma è passato un tempo anche per questo, cioè questa crisi cambia o non cambia anche il modo con cui noi dobbiamo discutere una certa idea del rapporto tra Stato centrale e autonomie locali? Secondo me sì, ma non solo perché il titolo quinto, per come è stato fatto, obiettivamente ha prodotto più guasti che benefici, è un dato della realtà. Basta vedere ogni santissimo giorno, chi ha un po' di funzioni di governo lo sa, il massacro, il cortocircuito tra poteri, funzioni, competenze che si scatena dal centro e periferia, che è l'esatto contrario dell'ambizione che avevamo di delegare responsabilità, territorio, è l'esatto contrario, Dio ce ne scampi. Ma come riformiamo, come rileggiamo completamente quell'approccio, ben sapendo che io terrei fermo il punto che più il centro decisionale sta legato al territorio, alla funzione di responsabilità, meglio è. Però non mi basta dire questo, perché anch'io a questo punto, se mi fermo solo a questo, dico una banalità. In questa crisi, a proposito di chi fa che cosa, torna il tema di uno spazio di decisione nazionale che abbia il fisico per reggere il colpo di alcuni cambiamenti. È un tema che ci dobbiamo porre anche noi, altro che fantomatiche macro regioni va d'accordo se il tema è un'operazione funzionale su filiere, su settori che in qualche modo massimizzi le energie e porti alla massima, come dire, alla massima efficacia alcuni interventi, ma per l'amor di Dio, ma i primi a inventare in qualche modo una logica di cooperazione, collaborazione infraregionale sono stati i nostri, quando hanno immaginato che su alcuni fronti era necessario andare oltre i confini amministrativi. Ma per l'amor di Dio, avanti tutta, io direi. Ma guai a noi se pensassimo che quello è il secondo tempo di una certa idea dentro la quale tu animi un'aspettativa che però non corrisponde alla realtà delle cose.
soprattutto sul piano economico e sociale, soprattutto sul piano economico e sociale. Quindi per farla finita, io penso che in particolare a Milano e Lombardia dobbiamo avere il coraggio di rimettere a fuoco alcune di queste questioni e di ridiscutere alcuni di questi nodi fondamentali. Expo, me la cavo in un secondo, è un'occasione, può essere il volano per fare un pezzo di questa operazione. Non è la panacea di tutti i mali. Non si pensi che con Expo arriva la rivoluzione, perché non sarà così. Un paese può pensare ad un grande evento di quella portata per quel tema, non c'è mai tempo per discutere, ma l'attualità sconvolgente di quel tema dovrebbe essere il motivo di mille discussioni pubbliche, in realtà purtroppo questa fatica, perché tutte le volte siamo nell'emergenza e discutiamo dell'emergenza, le infrastrutture, i tempi, ma quel tema io vorrei segnalarvi che sarà una delle discriminanti cruciali che ridefinirà i rapporti di forza nel mondo da qui ai prossimi 20 anni. E l'Italia su quel tema ha da dire delle cose. E l'Expo deve essere uno strumento per dire delle cose su quel fronte, perché poi guardi l'export e capisci che un pezzo dall'export italiano c'è un futuro dentro quella prospettiva, guardi l'export e ti accorgi che noi facciamo 30 miliardi di euro sull'agroalimentare e l'Italia Sardi di 60 miliardi di euro, cioè in giro ci copiano e quel che ci copiano vale il doppio delle nostre esportazioni sull'agroalimentare. Guardi quel tema e capisci che un pezzo anche dell'industria e della manifattura italiana può essere ridefinito attorno a quel concetto. Però guai a noi, ripeto, se pensassimo che Expo è la palazza di tutti i mali. Un paese pensa a quelle eventi, un grande paese deve pensare a grandi eventi di quella portata come obiettivo temporale, come percorso dentro il quale ti costringi, vorrei dire, ad un salto di qualità. Noi non siamo ancora arrivati lì per una serie di ragioni, compreso il fatto che abbiamo anni perso tempo prima di noi a lavorare su altro. Però c'è, in questi 2 anni noi possiamo fare quel salto di qualità. È un tassello di quell'operazione di riorganizzazione complessiva che risponde proprio al titolo che avete anche voi sollecitato nell'introduzione di oggi, cioè qual è chi mette in pista una nuova opzione strategica per questo paese? Chi si azzarda a modellare un percorso di sviluppo che raccolga le sfide nuove che comunque il mondo di fronte a noi ci sta presentando? Allora permettetemi un'ultima battuta sul nostro congresso, perché non posso non dirla. Ma il nostro congresso deve avere questi titoli davanti a sé e ragionare di come il PD si pensa come soggetto fondamentale del cambiamento, guardando in faccia le domande che questo paese ha di fronte a sé, non altro. Adesso anche in questi giorni leggiamo onestamente delle cose, io non penso di avere tutte le risposte, l'ho detto, ma diffiderei da chi superficialmente ancora una volta ci vuole portare ad una discussione che rimane davvero sulla patina dei problemi che abbiamo. Adesso il problema mica piacere agli italiani, ma chi è contagiato? Bisogna che il governo piaccia agli italiani. Ma grazie, cioè, anch'io vorrei piacere agli italiani ogni santo giorno. E c'è qualcuno di noi che alza la mano e dice no, io vorrei farmi sputare addosso. Ma il problema non è mica quello. Il problema è individuare le fratture complicatissime che abbiamo davanti. Fare politico oggi e vorrei dire sputare addosso. Bravo, allora però perfetto. Esatto, allora però uno dovrebbe avere il coraggio di dire guardate, io non ho tutte le risposte, però posso dirvi una cosa, che bisogna provare ad organizzare un discorso pubblico dove la politica fa la sua parte, ma di verità, se no noi raccontiamo ancora delle balle, e se raccontiamo ancora delle balle, siamo già fuori tempo massimo, non è che se poi cambia questa cosa e ti ritrovi lì personaggi diversi, cambia così la situazione, perché guardando vediamo, io lo vedo nel mio piccolo, delle cose che ti sto facendo, ti accorgi di come oggi per spostare qualche milione di euro, parlo del governo italiano, non della bocciofila,
è complicatissimo. Ok, è complicatissimo. Quindi vorrei solo, ed ho una battuta, me la perdonerete, ma vorrei solo che noi, anche pensando al congresso, avessimo questa consapevolezza, ed è una consapevolezza che va al di là delle candidature, delle legittimissime aspirazioni, per l'amor di Dio. Vengono avanti tutti, ma cacchio, facciamo una cosa, firmiamo tutti un'intesa rispetto al fatto che le domande a cui rispondere sono le domande che decidiamo insieme, che siano le domande fondamentali, perché se no è troppo semplice, uno sta sulla patina, se sta sulla patina, secondo me veramente il problema poi ce l'avrà pure lui, perché un minuto dopo, quando sarà lì, non è che cambieranno le cose, sarà pure per lui un problema. Allora, per me questo è il nord, e dal nord noi abbiamo una responsabilità in più, perché alcune di queste cose le sentiamo più di altre. Per come è fatto il tessuto economico e sociale di questa realtà, tu capisci che se non ti avvicini ad alcuni dei titoli che abbiamo provato a dire, tu non fai il tuo mestiere, sei un'altra cosa, puoi sopravvivere, ma non rispondi ai fondamentali di questa questione, che, ripeto, rimane molto complicata, ma anche straordinariamente ambiziosa, perché chi ce la fa? Chi ce la fa per un pezzo? Non ha fatto solo una cosa buona per se stesso, per il suo partito, eh? Ha fatto una cosa che può cambiare la prospettiva di un paese, che non mi pare poco. Martina, non avevamo tutti che poteva darci un contributo che andava un po' oltre all'Expo, anche perché un pochino l'aveva toccato Peluffo, per dire, poteva darci un contributo su un profilo, anche ovviamente avendo fatto il nostro segretario per tanti anni, su un profilo molto più ampio. Ma io vorrei tornare un po' all'argomento anche della nostra cross area metropolitana e qui farci portare un contributo concreto di governo e di idee, chiaramente, che vanno insieme, dal nostro vice sindaco di Milano Lucia De Cesaris, che insomma dopo tanti anni finalmente governiamo questa grande città in una prospettiva più ampia, e credo che l'apporto che può dare il Comune di Milano sicuramente è importante e determinante. Beh, intanto grazie per Milano, ma grazie anche perché finalmente in questo dibattito sentiamo anche qualche voce femminile, che mi sembra, oltre a tutti i problemi legati all'organizzazione del partito, sia veramente un po' poco ascoltata o comunque poco introdotta, ma probabilmente anche per una necessità delle donne di farsi da parte in un dibattito che ha sempre meno di contenuti e troppo di regole, che poi alle donne che fanno politica interessa soprattutto l'obiettivo. Io non posso non prendere l'occasione di aver sentito autorevoli esponenti del governo rispetto appunto a alcune cose importanti che sono state dette. Allora, io vorrei partire da due parole che ha detto, che sono paura e coraggio. Non c'è dubbio che questo è un momento per amministrare qualsiasi territorio, ma il governo nazionale, ma anche i livelli locali hanno questi due elementi contemporanei, paura e coraggio. Se ci si fa prendere dalla paura ci si ferma e non si va avanti, quindi su una leva bisogna lavorare, è il coraggio. Allora scusatemi, se c'è un motivo perché per stare a coraggio in questo governo, è un motivo che può giustificare, guardate, io penso che non ci siano alternative, nello stare a questo governo è proprio capire come si può avere coraggio. Questo è un governo a tempo, ce lo diciamo tutti i giorni, e allo stesso tempo dobbiamo anche pensare al futuro. Però questo governo delle cose deve fare. E dentro questo governo il centro-sinistra deve potersi caratterizzare. Io credo che molti spunti, non voglio fare un discorso di politica generale che in questo luogo non mi spetta, però molti spunti, questo governo le possa fare proposte, li possa proprio prendere dalle esperienze territoriali. In questo paese, oggi, le realtà amministrative territoriali hanno un bagaglio di proposta, di capacità, di gestione dell'amministrazione, raro e eccezionale. Sono molto contenta delle elezioni di Fassino, all'ANCI, perché penso che questo possa essere motivo di scambio e di congiunzione proprio per questa comunicazione. Però io credo che il governo, comunque quella parte del governo,
che oggi si riconosce al centro-sinistra, se non ascolta e non impara da quelle che sono le dolorose esperienze di amministrazione delle realtà territoriali, molte oggi peraltro in mano al centro-sinistra, va proprio lontano. Io vengo da, come voi sapete, anche da una formazione di tipo amministrativista e credo che sia arrivato il momento di smettere di pensare che possiamo governare con i pallottolini. Cioè, i soldi sono quelli e qualsiasi madre di famiglia che abbia un po' di cervello in testa sa che i soldi non si moltiplicano. Allora bisogna fare in modo di rendere quei soldi, quelli che ci sono, di indirizzare quei soldi, quelli che ci sono, negli obiettivi giusti. E poi bisogna vedere, come si fa in tutte le buone famiglie, se veramente abbiamo capito dove è possibile recuperare i soldi, se i soldi sono soltanto questi. Allora, un governo di transizione, alcune scelte importanti le può fare. Primo, siamo certi che abbiamo fatto una spending review seria e intelligente, come tante amministrazioni locali stanno facendo, però lo stanno facendo dovendo poi loro pagare il prezzo di queste scelte, con una distanza rispetto al governo nazionale molto molto pesante. Siamo certi che la politica ha fatto tutto il proprio dovere? Beh, vi dico, io non sono certo. Se noi oggi andiamo a vedere le retribuzioni di un sindaco rispetto alle retribuzioni, non se ne ha, di un consigliere regionale o di un parlamentare, c'è qualche cosa che non funziona. Perché oggi la faccia su questo, in questo paese per le scelte di giorno in giorno ce la mettono gli enti locali. Non questo voglio dire che noi dobbiamo guadagnare di più e Milano di questo ha già dato la sua dimostrazione. Vuol dire che dobbiamo fare tutti un piccolo sforzo. E mi attacco anche a quello che ha detto Modiano. E da qui, che solo in questo modo possiamo avviare una legge seria, ci vogliono pochissime norme che metta un tetto alle retribuzioni dei manager pubblici, ma anche di alcuni manager privati che oggettivamente stanno lavorando sui servizi pubblici. Tutto questo non richiede tempo, mi dispiace che ci sia passato. Non richiede tempo, richiede coraggio. E io sono certa che se siamo noi a proporlo, guardate che il centrodestra rimane all'angolo, non può dire di no. Poi voglio parlare delle scottose, voglio parlare di ma questo Modiano è più bravo. Allora, il pallottoliere diventa un po' più forte se in quel pallottoliere ci mettiamo un pochino più di soldi. Altra cosa, giustamente Martina dice, la macchina amministrativa è impossibile. La macchina amministrativa è impossibile in tutti i luoghi. È impossibile al centro ed è impossibile. E allora, altro sforzo, sicuramente una legge costituzionale, un grande progetto, altro sforzo, alcuni piccoli interventi semplici, si possono fare domani mattina. Avete avuto il coraggio, devo dire, di dire il giorno dopo della sentenza della Corte Costituzionale, prevedibile, sulle province e sulle città metropolitane, per dire domani arriviamo con un nuovo disegno di legge. In quel disegno di legge costituzionale aggiungiamoci altre due o tre cose che aiutano tutte, anche rispetto alle cose che diceva Martina. Ritorniamo un attimo a dire quali sono oggi quelle materie, quegli argomenti che devono avere una normativa unitaria su tutto il territorio nazionale e che ci rafforzano e che chiedono la possibilità di fare scelte. Ma perché noi discutiamo se è tanto necessario mettere l'equilibrio di bilancio? Continuiamo a dire, l'ha messo Berlusconi, ci fa fatica, forza, coraggio, anche nel nostro rapporto con l'Europa. Un conto è comunicare e starci in Europa, un conto è dire all'Europa quali sono i confini della sovranità nazionale e della volontà di salvare questo paese. Il nostro obiettivo non è l'equilibrio di bilancio, ma è salvare questo paese e ridurre piano piano il nostro debito, ma non cancellandoci come paese e come forza economica. In questo ragionamento generale che mi sta particolarmente a cuore, metto la forza degli enti territoriali. Oggi tutto il peso, tutto il vero peso reale della crisi è sugli enti locali, perché sono loro che devono garantire il servizio, sono loro, lo dice peraltro il 19 della Costituzione, sono loro che sono l'interfaccia con i cittadini. E sono loro che pagano un prezzo più alto dell'impossibilità di dare risposte. Ma dov'è questa impossibilità? Questa impossibilità è in quella folle norma del patto di stabilità.
E allora, perché non avere coraggio? Perché non fare insieme una bella riforma dei costi della pubblica amministrazione? E non si tratta di fare voi l'indagine, guardi, ve lo potrei su questo foglio segnare 8 punti su cui si può intervenire e liberare quelle risorse, liberando tutti gli enti locali dal patto di stabilità. Quelli sono soldi, ci sono amministrazioni che possono mettere in gioco risorse. E con le risorse soltanto si fa il lavoro, si rafforzano le realtà economiche, si fanno le opere pubbliche. Senza risorse non facciamo nulla. Quindi, prima cosa, il patto di stabilità, coraggio, il patto di stabilità. E anche sulle tasse, invece di starci a stracciare le vesti, a litigare, l'IMU, facciamo una proposta concreta che era stata fatta per quanto riguarda l'IMU, ma inevitabilmente dobbiamo far capire dove coraggiosamente possiamo andare a ridurre il peso della tassazione, laddove può servire per far riprendere il lavoro. Tutto questo non è soltanto politica strana, tutto questo è la vita degli enti locali, perché sennò gli enti locali muoiono, sennò gli enti locali fra qualche mese non avranno altra scelta che farsi commissariare, perché non si può chiedere peraltro a amministrazione di centro-sinistra di ridurre i servizi. Non si può amministrare in questo modo. Non può fare soltanto un'unica persona con potere straordinario. Non si può togliere la scuola, non si può togliere quel minimo di contributo di sopravvivenza alla gente perché non ci se la fa. E contemporaneamente non si può chiedere ai comuni di aumentare le tasse perché il governo deve fare lo splendido con però la faccia degli altri. Quindi bisogna mettere in atto anche qui una piccola riforma semplice. Non chiediamo delle riforme di lungo tempo. Allora, che cosa secondo lei dovrebbe fare questo partito, di cui io spero che potesse essere tra coloro che gravitano ancora intorno allo stesso? Dovrebbe pensare proprio questo, e che peraltro ci piacerebbe anche capire quando è, perché non è proprio cosa da poco, perché se il congresso è in autunno, molto probabilmente siamo ancora dentro questo governo. Se il congresso è dopo, potremmo anche essere in un'altra fase anche qui in campo. Però un partito che vuole governare e che pensa di poter governare, capendo anche dei errori fatti nel passato, deve dirci domani, qui non è un problema di piacere, è un problema di distinguersi. Le elezioni bisogna vincere, e noi le vinciamo, la sinistra le vince se dice che cos'altro fa, non le vince se dice attendiamo ed è tutto difficile. Scusa Martina, con tutto l'affetto, dobbiamo dire oggi facciamo 1, 2 e 3, poi dopo facciamo il grande disegno, ma 1, 2 e 3, dobbiamo dirlo, e secondo me possiamo dirlo, rispetto alle cose che ho detto prima e gli enti locali. Vogliamo parlare di esto? Allora, voi avete capito che cosa si sta chiedendo a Milano? Allora, c'erano tante scelte che si potevano fare fino a 2 anni e un mezzo fa, tante scelte, e un governo coraggioso avrebbe potuto fare. Quando si è deciso di stare tutti dentro questa strada, e molto probabilmente è stato giusto così, però bisogna crederci. Ma non basta dire e fare i proclami. Expo al Comune di Milano costa un sacco di milioni di euro. Allora, come fa il Comune di Milano a metterci la testa e a crederci se non può spendere? Perché è imbrigliato dentro il patto di stabilità, e se ancora oggi il governo non ci dice se ce lo scioglie il patto di stabilità. Non solo, quando ieri poi ci dice che molto probabilmente ci toglie altri 50 milioni di euro perché siamo un comune che ha speso molto, ma rispetto a chi? Non siamo mica con tutto il rispetto Cormano, siamo Milano, è inevitabile che Milano spende più di Cormano, che Torino e Milano spendono più di Caricattini, e per questo dobbiamo essere penalizzati, altri 50 milioni in meno. Non ci si libera dal patto di stabilità, non ci danno le norme straordinarie che ci servono per gestire Exo al meglio, dove ci mettiamo la faccia tutti, ma dove, è vero che dice Martina, non è diciamo così la panacea di tutti i mali, ma è un grande momento di ripresa per tutto il paese, con il rischio poi di non arrivare perché? Perché non abbiamo messo in una delle occasioni importanti dell'economia del paese il coraggio di metterci risorse. Sapete che vi dico? Meglio un pezzo di debito in più, ma a questo punto la possibilità di fare Expo con coraggio. E questo su tante cose lo possiamo fare, perché il debito noi non lo ripaghiamo se questo paese non funziona, non lo paghiamo facendo impoverire la nostra popolazione, perché è questo che sta succedendo. Non è vero più neanche che ce la fa chi aveva un'attività ben,
ben avviata. Comincia a esserci crisi anche nei lavori autonomi, l'abbiamo detto nella piccola e media impresa. Allora dobbiamo rimettere in circolazione dati. Su questo fatemi dire altre due cose. Basta, lo chiedo al governo di dirci vendiamo i beni pubblici. È una bugia, non si vendono i beni pubblici perché nessuno li compra. Dobbiamo fare dei progetti sui beni pubblici che poi possano anche portare denaro, che poi ci possano consentire anche di venderli. Ma basta dire che risaniamo le casse dello Stato vendendo una roba che è oggi invendibile e che noi stessi enti locali abbiamo lì come dei mammut ingestibili. La Cassa Depositi e Prestiti, c'ha ragione, la Cassa Depositi e Prestiti oggi è il soggetto che risolve tutti i mali. Chiunque viene a sedersi di fronte all'assessore urbanistica trova un imprenditore che dice faccio questo intervento, ci mette i soldi la Cassa Depositi e Prestiti. Io adesso li sto contando, alla fine voglio capire dov'è questo patrimonio, perché se c'è questo patrimonio allora mettiamolo nelle cose che ci servono, o non c'è o mettiamolo nelle cose che ci servono. Non abbiamo bisogno di un soggetto che faccia l'immobiliarista, abbiamo bisogno di un soggetto che faccia credito per fare delle case a basso prezzo per garantire i mutui o per garantire la morosità. Abbiamo bisogno di un soggetto che investa nelle nuove imprenditorie o che dia aiuto e dia sbocco a quelle imprese che in questo momento sono molto in difficoltà. E fatemi fare un ultimo discorso anche sulle banche. Anche su quello questo paese non può rimanere silente. Oggi noi abbiamo un sistema bancario che non fa più il suo mestiere. Fatevelo dire dall'assessore all'urbanistica. Io non ho mai avuto, come in quest'ultimo periodo, soggetti bancari se dall'altra parte della mia scrivania a discutere di progetti immobiliari. Beh, non è questo il problema. Mettiamoci la testa, molto probabilmente qualcosa è successo, ma dobbiamo anche ripensare al ruolo delle banche in questo paese. Assolutamente, le banche devono tornare a fare il loro mestiere, a fare credito, a prestare denaro con tutte le garanzie del caso, ma questo è il loro mestiere e questo dobbiamo cercare di riportare in tutto questo paese. L'area metropolitana. L'area metropolitana è una scommessa, e su questo poi chiudo, è una scommessa rivoluzionaria, lo penso veramente. E sono molto contenta del fatto che il governo abbia il giorno dopo con forza. Perché lo penso? Perché è proprio quello che dicevamo prima. L'area metropolitana ci darà la possibilità di mettere insieme patrimonio, risorse economiche e risorse fisiche per rilanciare anche i governi locali, anche il governo locale, superando determinati problemi. Ma non lo facciamo se non facciamo quel minimo di semplificazione amministrativa che riguarda competenze e procedure che non può che fare lo Stato, perché se no ricostituiamo una scatola vuota, o meglio, una scatola che serve a scannarci dal punto di vista della politica e per capire chi deve fare che cosa, chi deve avere quel determinato posto o meno, senza nessuna possibilità di agire. Io mi auguro, e me lo auguro da amministrazione e da amministratore locale, che qualche cosa in questo senso sia possibile, e ho molta fiducia nel Partito Democratico, anche perché non saprei su chi altro avere fiducia. Sono nata avendo fiducia nel Partito Comunista Italiano e non posso non pensare che ciò che è nato, di nuovo, di moderno, di aggiornato, non possa essere il punto di riferimento. Ma non deve essere, e qui lo dico, il punto mio di riferimento, perché io ormai ce l'ho nel cuore, e anche quando si sbaglia comunque, e quando sbaglio io stessa, sono comunque disposta a metterlo in discussione. E questo di nuovo, non dobbiamo piacere, ma dobbiamo convincere, dobbiamo rispondere, perché se no le elezioni non le vinciamo mai, è il rischio che le vinca chi piace di più, e allora noi dobbiamo piacere facendo delle proposte concrete, anche dolorose, non dobbiamo compiacere. Per la passione con la quale comunque ha commentato e ha dato un contributo sui progetti, convinto comunque anche perché in passato è stata vicina ed è vicina al Partito Democratico, ricordo che ha coordinato la mozione Bersani, quindi sono convinto che l'avremo vicina anche nei passaggi successivi, nel prossimo futuro, in un momento dove avere persone e
come si può dire, figure autorevoli nel nostro territorio possono portare un contributo non tanto di idee, ma cose concrete, la politica concreta. Io adesso chiederei appunto di concludere Emilia, dove ci eravamo affidati un tema che era un po' fuori, tra virgolette, argomento, che era comunque quello della sanità, ma non perché voglio dire si assemblava agli altri argomenti, ma perché comunque in Lombardia si è parlato molto di sanità come argomento, voglio dire, di eccellenza. Abbiamo visto alcune cose che sono successe. Io il tema, vivendolo adesso da consigliere regionale, e mi piace dire che ha ragione Lucia, ho visto, avendo fatto 18 anni prima l'assessore e poi il sindaco, ho notato la differenza tra i due stipendi, questo lo posso garantire, come dite, l'ho notato subito. Però voglio dire che credo che ci sia un tema sulla sanità che non è secondario, troppo si concentra sull'eccellenza del post, cioè di quando già il dramma c'è, ma io credo che ci sia anche una cultura della sanità che possa lavorare anche e soprattutto sulla prevenzione, sapendo che è una materia non semplice e sapendo che ci sono snodi economici fondamentali. Non è che possiamo pensare solo che il no profit risolva alcuni argomenti, però dobbiamo anche sapere che c'è un modello che spreca soldi nel posto e quando ormai la malattia è grave, e invece bisogna lavorare con un progetto tipico come quello del Partito Democratico ha fatto negli anni anche qui in Lombardia, pur non ottenendo grandissimi risultati, ma in questa direzione. Poi credo che anche magari nel pomeriggio l'intervento di Sara e altri possono dare un contributo. Ovviamente Emilia, ti lasciamo chiudere anche fuori argomento, oltre alla sanità, essendo una delle due, solo delle due donne che ha partecipato a questo dibattito. Spero non solo per questo, no, perché poi siamo oggi la democrazia, il fatto che io possa parlare anche l'altro, bene? Mi pareva che senza esagerare, perché come diceva Contarelli, solo chi ha carattere ha avuto carattere, non esagerare. Dunque, bene, come prima cosa voglio dire a De Cesare che noi abbiamo depositato fin dalla scorsa legislatura il disegno di legge che equipara, chiede di equiparare lo stipendio dei parlamentari a quello dei sindaci delle grandi città, si intende, se poi scendiamo anche sotto, perché già pagheremo noi per fare i parlamentari, per dire che sul piano del rinnovamento della politica e della ristrutturazione dei costi della pubblica amministrazione per quel che riguarda il Parlamento stiamo cercando di fare la nostra parte, forse varrebbe la pena anche cominciare ad aprire una riflessione su quanto costano gli alti dirigenti pubblici a qualunque livello, perché credo che ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno vista anche l'accumulabilità delle pensioni, e quindi penso che anche noi forse dovremmo uscire un po' da un conformismo che dovremmo lasciarci alle spalle e cominciare invece a ragionare seriamente su che cosa voglia dire fare una revisione della spesa dal punto di vista qualitativo, oltre che dal punto di vista quantitativo, perché il grande problema oggi della spesa pubblica non sotto controllo è che non sono chiari i meccanismi di controllo. Voglio essere chiara fino in fondo. Prendiamo solo ad esempio il caso della sanità, che mi serve solo per dire una cosa importante. Noi abbiamo 20 regioni, queste 20 regioni sono stati autonomi, sono stati autonomi, e questo non è tollerabile. Il ruolo dello Stato non può limitarsi a essere un ruolo notarile, bisogna che ci siano degli accorpamenti funzionali che consentano di rivedere la spesa dal punto di vista non solo quantitativo, ma dal punto di vista della qualità della spesa medesima. Parliamo del nord, ma di quale nord parliamo quando abbiamo tre sanità diverse nella Lombardia, nel Piemonte e nel Veneto, quando il Piemonte è una regione sottoposta a piano di rientro e quindi deve restituire allo Stato? Di che Italia parliamo quando ci sono regioni che pagano le spese nella sanità all'imprenditoria a 900 giorni? 900. Di che Stato unitario parliamo quando sappiamo
che non c'è un monitoraggio serio sulla verifica dell'omogeneità della spesa, per cui la siringa in Sicilia costa tot, in Lombardia costa tutt'altro. Questo è un problema, ed è un problema che non si risolve in via strettamente politica, ma richiede una revisione del titolo quinto della Costituzione, non in senso centralistico, vorrei essere chiaro, ma per esempio aprendo una relazione e un rapporto più forte col sistema dei comuni. Quello che dice Fassino ieri io lo condivido pienamente, non è solo, cioè, diciamo, il tema dell'allentamento del patto di stabilità, che per inciso ricordo che per Milano ha un costo stimato di 900 milioni, e tanto per darci un paragone, 900 milioni per l'allentamento del patto di stabilità per Milano, per la cassa integrazione se ne sono trovati a malapena, come sapete, 500, lo si diceva stamattina, quindi c'è un problema di reperimento delle risorse. La coperta è quella. Io non vorrei che in tutto questo ragionamento, pure fondamentale, io qua sono una comunata, come chi mi conosce sa, quindi per me come dire, il rapporto con i comuni è un rapporto davvero centrale. Come? No, dicevamo che se allenti un po' il patto di stabilità, anche in qualche modo rimetti in cammino anche il lavoro. No, ma io sto soltanto facendo un ragionamento di sì, ma non mi fa dire cose che non ho detto, però in generale diventa molto complicato poi capirsi. E anche ritrovare il filo dei ragionamenti e dell'una penso che tutti vogliono pensare, ragazzi. Giustamente. Allora c'è un tema di relazione di rapporto con i comuni. Dopodiché non vorrei però che in tutto questo ragionamento noi esaminassimo solo dal punto di vista strettamente economico una parte che viceversa attiene alla visione e al progetto di società che noi abbiamo, ed è un po' quello a cui accennava anche Pietro, cioè il tema del Pietro Modiano, il tema della solidarietà. Ma che cosa significa? Significa evidentemente cominciare a dirci le cose come sono. Non c'è solo la contrazione dei consumi alimentari in questo paese. Per la prima volta dopo tanto tempo la gente rinuncia a curarsi, cioè è diminuita la richiesta, cioè le persone non vanno più a curarsi, non vanno più dal dottore. Oh, questo è un tema che riguarda lo sviluppo di questo paese in un modo gigantesco, e non solo per un problema, come posso dirvi, di carattere morale, che pure esiste ed è grosso come una casa, e il mio partito non può non occuparsene. Non può non occuparsene per quel che mi riguarda, ma anche dal punto di vista strettamente economico, perché come è noto, se le politiche di prevenzione mancanti producono poi gli interventi riparativi, l'assenza di cura addirittura costa poi in prospettiva ad uno Stato enormemente di più. Quindi guardatelo da qualunque punto di vista voi vogliate, però il punto esiste, e cioè abbiamo la consapevolezza che la crisi morde, ma non morde solo dal punto di vista dei consumi di cui siamo abituati a parlare, ma c'è qualche cosa di più oggi, c'è un cambiamento di qualità nel rapporto con la crisi, e c'è un cambiamento di aspettativa di vita addirittura, il che significa minore coesione sociale. Quando la Regione Lombardia boccia l'ordine del giorno, non so cosa fosse, mozione, di Ambrosoli sulle cure ai bambini figli di stranieri in Italia, non fa solo un vulnus ai diritti umani, ma commette un atto contrario a qualunque forma di, come posso dire, di idea di coesione sociale e di sviluppo sociale sostenibile. Questo fa. Certo, poi possiamo appellarci, no, a tutti i codici, però guardate, i codici servono molto poco se non c'è cultura diffusa nel territorio. Faccio il terzo esempio. Noi abbiamo votato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, sanissimo, giustissimo, per inciso la Regione Lombardia è una delle quattro che ha già fatto il piano, bene, non bene, ne discutere come tanto l'ha fatto, le altre no, quindi non ci troviamo col rischio, no, di avere una situazione impossibile da gestire, con costi superiori ma soprattutto con una, diciamo, dinamica sociale inaccettabile. Bene, ma qualcuno si pone o non si pone il problema, a qualunque livello, in qualunque istituzione, di
di che cosa significa lavorare oggi sulla salute mentale, che è una delle patologie in crescita nella nostra realtà e soprattutto nei grandi centri. Ci poniamo o non ci poniamo il problema culturale per cui le università devono formare all'etnopsicanalisi, perché le etnie sono tante, se non vogliamo che ci sia di nuovo quello che si chiama, non mi ricordo neanche il nome, che si alza una mattina e picconi riguardo alla prima persona che passa, noi bisogna che accettiamo la sfida dell'innovazione e li investiamo. La Lombardia, che è la regione che fa tanto la più avanzata d'Italia, io lo voglio dire perché mi fa veramente arrabbiare, è la regione in cui è nato il caso Stamina. E allora, sul caso Stamina, è bene che noi diciamo le cose come sono, perché non è possibile andare avanti con la magia invece della ricerca scientifica seria e illudere le famiglie, e illudere e dare illusione a quelle persone che sono disperate. Ed è nata in Lombardia e c'è una convenzione pubblica della regione Lombardia con gli ospedali civili di Brescia per consentire questa cura, su cui decideva prima che ci fosse la nostra legge, decideva la magistratura. Ma vi sembra normale che sia la magistratura a decidere se una cura si può fare o non si può fare e non invece la validità scientifica? Noi siamo arrivati a questo e io pretendo che nel congresso del mio partito, di questa visione di che cos'è la ricerca scientifica nel nostro paese, di che cosa vuol dire la cura appropriata, di che cosa vuol dire non sprecare i soldi in miliardi di analisi che non servono a niente e avere invece presidi territoriali invece di avere ospedali giganteschi che non funzionano, io pretendo che il mio partito ne parli, perché io penso che da qui parte anche il futuro. Dall'attenzione alla persona, ma tutto ciò che ruota attorno alla persona, che è economia, che è lavoro, e non dimentichiamolo, perché certo c'è il manifatturiero, per carità di Dio, io sono, potete immaginare, sono completamente d'accordo, ma non dimentichiamo che noi non possiamo affidare tutta questa partita, che è partita professionale, esclusivamente alla buona volontà di un volontariato straordinario che pure c'è nella nostra realtà, ma che non può assolutamente sostituirsi a professionalità e intervento pubblico, anche perché, è l'ultima cosa che voglio dire, vi ricordo che se sui ticket andiamo avanti in questo modo, cioè con un'esenzione complessiva che arriva fino all'80%, io vorrei capire come si tiene in piedi un sistema. E vorrei anche dire che, oltre al tema dei ticket, che è pure un tema importantissimo, noi abbiamo il problema di rilanciare l'universalità delle prestazioni, che è l'altro grandissimo tema. Una salute che sia effettivamente una salute per tutti. Non può evidentemente essere affidata ad una spending review astratta, bisogna che noi vediamo nel merito quali sono i problemi, ma vorrei soprattutto che il mio partito si mettesse nell'ordine di idee di nuovo di non ragionare più come è stato purtroppo anche nell'ultima fase di welfare, di salute, di tutta quella grande tematica dei diritti, come di una tematica aggiuntiva e residuale. Io vorrei che fosse centrale, perché è da lì che poi si snoda anche la capacità di un paese di stare in competizione sul mercato. Fra pochissimo mancheranno in pensione 35.000 medici. Beh, voi sapete che noi non siamo in grado di sostituirli allo stato attuale e che i corsi di medicina generale, di specializzazione, sono differenti da regione a regione, addirittura da ASL a ASL. Ma questo significa occuparsi di lavoro, significa occuparsi di ricerca in università, significa occuparsi di organizzazione, significa occuparsi di economia, però permettetemi di dirlo, si tratta anche di occuparsi dell'umano e quindi di un progetto umano che umanizzi il Nord, e a questo punto penso che debba anche umanizzare il nostro paese. Buon appuntamento alle 14.